Buongiorno, buongiorno a tutti. Secondo appuntamento con la nostra ospite. Allora, dobbiamo dire, visto che siamo un po', siamo in differita, dobbiamo dire quando è che stiamo registrando. È il tardo pomeriggio, sono, vabbè, quasi oltre le 18:30, quasi 19 di domenica, primo novembre. E quindi, ricordiamo quando hai fatto l'intervento? Venerdì, vero? No, giovedì l'hai fatto. Giovedì pomeriggio, Giovedì giovedì pomeriggio. pomeriggio. Quindi per te è sostanzialmente il terzo Terzo giorno. giorno. Ecco, scusa, ricordiamo anche a chi non ha mai visto gli altri video, stiamo parlando della chirurgia laser per la miopia. Perché? Perché questo si collega ad una serie di video che avevano avuto un discreto successo sul mio canale YouTube nel 2016, che sono sul mio canale YouTube dal 2016, perché io all'epoca a febbraio avevo fatto l'intervento agli occhi laser per la miopia e avevo raccontato giorno per giorno un po' il decorso, e questa cosa probabilmente mancava su YouTube e ha generato non poco traffico. Visto che adesso sono riuscito in qualche modo, forse indirettamente, facendole guardare i miei video, a convincere anche la dottoressa Guaschino a fare Intanto l'intervento. Vabbè, siamo tutti dottori. notavo che aveva la stessa camicia, io. Siamo tutti dottori. Sì, è vero, anche queste righine, esattamente. Che carini che Bravi, siamo. sì. Io non ho il rossetto in compenso, va bene lo Non hai stesso, rotto. ecco, grazie. Allora, no, seconda puntata, anche se siamo un po' in differita e non in diretta, però cosa ci vuoi raccontare? Beh, io ti vedo benissimo, nel senso, non mi sembri una che si è fatta fresare gli occhi 3 giorni fa, e quindi mi sembra che ti stia andando di lusso. Però No, sto dimmi. gran bene e oltretutto adesso poi ci siamo saltati, cioè ieri poi non ci siamo sentiti, ieri già vedevo benissimo, cioè, non ho nessun problema. Oggi è il primo giorno che ho un po' di occhio secco, quindi bisogna mettere sempre un po' queste goccine. L'unico problema, che l'unica cosa che può dare Tu fastidio è non la... hai una lente protettiva su. Ah no, non ho nessuna lente protettiva, quindi adesso sento un po' verso sera che un po' c'è l'occhio secco, un po' stanco, ma per il resto ci vedo benissimo, mi sveglio la mattina. Veramente la cosa che mi ha stupito è la velocità di ripresa. Secondo il mio chirurgo, io già il giorno successivo potevo fare tutto, quindi doccia, lavarmi i capelli, Sì, qualsiasi. allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, no? C'è la questione, sono due tecniche diverse. La mia era quella più antica, la PRK. Il tuo terzo giorno era un po' più Esatto, perché? Perché la mia, lavoro. sostanzialmente tu per la prima settimana hai l'occhio che è nudo, scoperto, cioè senza l'epitelio. E quindi per proteggerlo ti mettono una lentina terapeutica che tu ti tieni per tutta la settimana. Ci dormi, cioè ci mangi, ci dormi, ci fai tutto e te la tieni su. Perché l'occhio è nudo e quindi questa serve un po' a proteggere dagli agenti esterni. E poi devi continuare a mettere gocce che sono antinfiammatorie e anche altre che sono antibiotiche. Quindi quando pian piano l'epitelio si ricrea c'è una sensazione di fastidio e poi queste lenti si seccano dopo qualche giorno. E quindi senti un po' il corpo estraneo. Nel tuo caso, invece, essendo una tecnica diversa, che è una sottoversione della LASIK, l'occhio cioè, ha ancora il suo epitelio, quindi te l'hanno aperto sostanzialmente, hanno corretto e poi l'hanno richiuso con il tuo tessuto, e quindi si deve solamente rimarginare. E questo, in effetti, permette una ripresa probabilmente ancora più La veloce. ripresa velocissima. Sì, devo dirti che appunto già noi ci siamo sentiti forse il giorno dopo che mi aveva fatto l'operazione e ancora avevo gli occhiali da sole, insomma un po' di fastidio. Ma fastidio vuol dire una roba, cioè per cui io ci vedo e mi dà fastidio un po' la luce, ma è una cosa sopportabilissima. Oggi ci vedo, stamattina mi sono svegliata e ho detto cavolo, leggo l'ora. Sono esaltata in ogni momento della mia vita perché mi sembra veramente di essere Lazzaro risorto, Ma e anche tu hai questa. oltretutto anche dalla velocità, perché poi di default danno comunque una settimana di ripresa lontano dal computer in modo da non sforzare la vista, eccetera. Però effettivamente mi sono stupita dalla velocità in cui uno acquisisce completamente la vista senza nessun problema accessorio, cioè non ho avuto gli occhi rossi, non ho avuto... E questa è la norma. Il mio chirurgo diceva, quando invece sorgono magari problemi perché magari prendi una botta nell'occhio, succede che... Però lì è un problema, ma la norma è che tu dal giorno dopo puoi guidare, puoi fare tutte le Allora, attività ecco, io mi ricordo normali. che guidare i primi giorni non è che non si potesse, però
le luci, mi ricordo, visto che l'ho fatto a febbraio, quindi c'era buio presto, come adesso più o meno, e quindi dalle 5 e mezza in poi i fari delle macchine che mi puntavano contro mi creavano un alone molto grande, e quindi era un po' difficile guidare, un po' difficile tenere la concentrazione. Invece nel Per me tuo caso assolutamente no, ho non c'è. guidato, cioè ho guidato, non è vero che ho guidato, però sono Perfetto. stata in macchina questa sera proprio per provare, insomma alle 5, 5 e mezza, che era già un po' più scuro, per provare a vedere se mi dava fastidio, ma no. E è vero, una cosa che avevo chiesto tra l'altro al chirurgo, perché era una roba, forse avevo sentito da te, era una roba che mi ansiava molto, e lui diceva che con questa operazione qua non sarebbe successo. In effetti, Aspetti psicologici tipo anche a te viene automatico la mattina cercare gli occhiali? sì, certo. No, ieri che ero a letto, mentre ero a letto facevo così per togliermi gli occhiali. È una cosa che sì, anch'io. Io non so, io ho iniziato a mettere gli occhiali, mi ricordo, in seconda media, quindi 12 Anch'io, anni. io alla quinta elementare, cioè, Mamma quindi mia, ho fatto. quanto eri orba. Sì, lo sembra. E comunque, veramente, anche stamattina ne parlavo con una mia amica, dicevo perché non l'ho fatta prima. Pensa. Ah, no, è proprio così, perché è così. Poi, chiaramente, adesso io sono sempre con le mani avanti. Venerdì ho la visita di controllo, e da adesso la prassi, che da adesso ha, cioè, l'itere, che da adesso a venerdì metto 4 volte al giorno questo antibiotico e cortisone, che sono delle gocce, e queste goccette di lacrima artificiale. Venerdì c'è la visita e dicono: se va bene, torni dopo 3 mesi. Quindi Eh non è sì, ma neanche così lungo, non più o devo meno togliere nessuna quello. lente, non è neanche così lunga sai, l'iter di visite, no? E quindi aspettiamo e vediamo, però ti dico, veramente ho ripreso. Ma già dal giorno dopo ti dicevo che ero andata a fare la visita il giorno dopo, quella di controllo, se Sì, era sì. funzionante. Ah no, ecco, scusami, questa no, questa non l'abbiamo raccontata, perché. Ah, ecco, No, non l'abbiamo pensavo che non raccontato. c'era, non era No, perché non l'ora di. ci siamo visti. Sono Quindi il andata. venerdì. Sì, allora giovedì ho fatto l'operazione nel pomeriggio, poi venerdì alle oh, verso le 6, insomma, sono andata a fare la visita di controllo e lui ha detto: vabbè, proviamo, nel senso che sicuramente vedrai ancora un po' appannato. E mi ha fatto una visita dove tu devi vedere le Le lettere, lettere. no? E niente, 10 decimi recuperati pienamente. Lui Ma si è anche stupito lui perché ha detto: cavolo, ma come? Ci vedi anche l'ultima riga? no, Quindi neanche beh, in appannato. teoria di più, nel senso, potresti vedere anche 12. A me era successo di Non lo so, vedere lui ha detto 10 14. decimi, io ero già contentissima così. Sì. E quindi ha detto, no, veramente mi ha guardato solo, ha detto: no, nessun problema, torna tra una settimana, fai la cura. Torna. E quindi la cosa strana è che anche questo fatto che probabilmente la cicatrizzazione in sé non dà nessun fastidio sulla visione, perché è chiaro che c'è una cicatrizzazione sul taglietto che è stato fatto sul flap, però non lo senti. L'unica cosa adesso, ecco, è un po' occhi secchi, ma metto queste goccine. Quindi nessun problema, sono molto felice, ecco, Bene, sostanzialmente. bene, Sostanzialmente. bene. Va bene, allora, se non hai altre cose da raccontarci particolari, ci aggiorniamo. Hai detto che hai la visita, quella diciamo di chiusura, dopo una settimana, no? Quindi sarà giovedì. Sì, ho la visita venerdì, in realtà vado Venerdì la prossima, sì, otto venerdì giorni dopo. al chirurgo, che non lo so, mi controllerà probabilmente se si è rimarginato bene, sentirà se ci sono stati dei problemi. Su questa cosa della secchezza io vorrei dire una roba, perché io ero molto agitata anche su questo, della secchezza oculare, e lui diceva che su questa operazione, che è, ripeto, la femtolasic, quindi un'operazione laser a femtosecondi, come ti dicevo l'altra volta ci ho messo 24 secondi per occhio, per correggere la mia miopia, che sono pochissimi, quindi veramente è stato più il tempo di vestizione per entrare nella sala operatoria Indubbiamente. che quello dell'operazione in sé. Lui diceva che di norma non ci sono problemi di secchezza oculare, ci possono essere solamente per chi è in terapia ormonale. Le donne in terapia ormonale particolarmente pesante Aggressiva. possono avere questi problemi. Punto. Ma allora, io non sono donna e non sono in terapia ormonale e non sono mai stato in terapia ormonale, però ho avuto per un po' il senso di secchezza, devi un po' abituare, insomma è un occhio nuovo, no? Cioè, nel mio caso era un epitelio che era completamente nuovo e quindi doveva un po' cioè,
Il mio corpo deve ambientarsi a questo nuovo occhio e il nuovo Quante occhio deve diottrie, se non ti sa ambientarsi più, ti manca. al... Scusami? Quante diottrie ti No, mancavano? io ho Vabbè, fatto, fatta. io avevo arrivavo quasi 3 l'occhio sinistro, non era un 3, era un 2,75 quasi 3 e un 2,5 sul destro, quindi ho dovuto piallare meno occhio del tuo, perché nel senso Io più... 4,5, Eh sì. sì, però sì, questa sensazione di secchezza è durata magari anche un po' dopo, ma... Cioè, no, nulla che, cioè, come dire, anche mettere lenti a contatto e gli occhiali tutto il giorno ti dà lo stesso tipo di disagio a questo punto. E quindi da una parte o dall'altra, no, e allora, come dire, ne vale comunque la pena. E poi era svanita pian piano di suo. Io mi ricordo che appunto dopo una decina di giorni ero andato in piscina, 10-15 giorni ero andato in piscina. Ecco. Sì, con gli occhialini, stando attento, però senza problemi. Va bene, Ecco, allora, 15 niente. giorni, 15 giorni senza piscina, 15 giorni senza trucco, 15 giorni, ma non per il trucco in sé, per Ma lo stile, anch'io anche senza trucco ho fatto più di 15 per giorni. anche tu, Sì. vero? Ok, esatto. Ma adesso mi sa che le piscine, come dire, non è un problema, nel senso che rinunceremo alle Esatto, tutto piscine chiuso, non possiamo fare comunque. una mazza. Esatto. Io ho chiesto per l'attività fisica invece, tipo tennis, sport, eccetera, e lo posso iniziare questa settimana. Quindi. Che bello, puoi vedere le palline adesso, puoi giocare a tennis anche con le Esatto, palline, vedi? infatti spero di. Esatto, perché l'altra volta avevo gli occhialoni da vista, da topo, non vedevo niente e ho perso sempre. Invece adesso con la vista nuova vincerò. Va bene, Quindi dai, allora fantastico. valutiamo, se hai qualche cosa, se succede qualcosa, ti si stacca un occhio, ti Va si... bene, qualsiasi lo dirò. cosa, allora facciamo Va un video subito perché va assolutamente documentato. Se no lo bene. facciamo diciamo, a venerdì quando c'è la visita, ci Bene. racconti sostanzialmente cosa ti ha detto e com'è andata a finire. Va bene, grazie, come al solito ci dai liberatoria a pubblicare il tuo video e adesso Liberatoria, vita liberatoria. grazie. Va bene. A presto. Dai, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. Aspetta che fermo la...